Grazie mille, buona giornata, salve. Un pochino anche ecco qua, grazie. Sto caendo. Voltiamo già. Pessoal, a prefeitura, onde nós vamos agora, era um antigo castelo. Esse castelo está em desuso, então o município agora é dono do castelo e a prefeitura funciona ali nesse castelo, né? Nós temos que carregar as malas uns 10 metros, mais ou menos, né? Ok? Comando, prendete tutto. Pessoal, precisa arrumar tudo porque o ônibus vai ser mudado. Então retire tudo que trouxeram. O prefeito vai dar uma sala para deixar o material lá para dentro da sala. Alan. E durante uma hora nós ficamos aqui informados. É? Valeu? Isso que eu tenho que botar. Não esqueço nada porque o outro vai ser trocado. Caiu o óculos. Estamos ao vivo aqui, mas. De jeito. Segura aqui ela que eu vou botar a bolsa. Pô, não faço foto. Nenhuma foto dessa. Vem aqui na frente, Ângelo. E lá é o prefeito? É, deve ser o prefeito. Tchau. É, così vai, feito o livro. Saluti, buongiorno. Ciao. Buongiorno, ben arrivati. Sì. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivati. Salve. Salve, buon dì. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivati. Sì. Ben arrivati a tutti. Com'è? Bene, voi anche? Sì. Sì. Ciao, buongiorno. Buon dì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Spirello. Fate un buon viaggio? Buon viaggio, benissimo. Ben arrivati. Buongiorno. 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 Buongiorno, ben arrivati. Grazie. Dobbiamo tanti colori, né? Tanti colori. Ci mettiamo qua. Tutti i colori. Qua. E voglio presentarlo. C'è una raccolta. Pessoal, chega aqui perto. Todo. Chega perto do prefeito. Vamos. Ele quer fazer o saluto dele. Voglio presentarvi il girato. Gli antenati sono nati qui. Perfetto. Allora, ecco, allora che sente tutti? Questo è il nostro maestro. Oh, piacere. Mauro, Alan Mauro, Girardi. Ah, ecco, Girardi. La famiglia è nata qui. Certo, Girardi. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati. Vi parlo dialetto, che sì. Mi dite non parlare italiano, ma di parlare dialetto. Allora, il fago volentieri, anche perché è la lingua dei nostri antenati che voi avete conservato. Allora, prima di Narsun del municipio, della prefettura che è il castello, e che fendo parole anche sulla storia dell'emigrazione da Fornace al Brasile, avevo piacere insomma di dirvi due o tre parole storiche, vi fa presente che avevo anche dei componenti della filodrammatica San Martino che accetta l'invito di essere qua presenti e loro a merito, come diremo dopo, di aver messo in scena il dramma teatrale Viaggio de Sola Andata, sì. Che conoscendo che
praticamente narra la storia dei nostri antenati fornasi, Cristofolini, Girardi, Stolfe, eccetera, che è nati nelle terre brasiliane. Quindi Gavin è Remo, Gavin è il Tiziano, Gavin è il Dino e dopo ho visto anche il Pierino, però non so che... La Bruna è come Gavin. Sì, sì, la Bruna è come consigliera, la presenta. Ah, okay. Sì, perché ci sono anche altri del consiglio comunale. E dopo che altre persone del consiglio comunale che vi presento, mi sono il prefetto Mauro Stenico, sindaco, e quindi sono sempre onorati quando Gavin visite di questo tipo. Prima denar su e del municipio, col Fiorello allora vendì che probabilmente vedendo l'accesa, no? Così già che l'è aperta, questa è la chiesa parrocchiale, due nozioni storiche. Allora, lei è la chiesa di gente, questa la bellissima, ma lei è la più recente del paese, non è la più antica. La chiesa più antica, noi la gavene in una frazione, che si chiama Santo Stefano, e lei è la chiesa di Santo Stefano, che lei è datata a VI secolo, quindi sempre 1500 anni fa. Questa chiesa invece è degli anni 50 dell'Ottocento. Se vogliono essere precisi, lei è stata consacrata nel 1858. E la struttura, come vedete, sta parete qua, lei è stata costruita abbattendo il castello. Quel castello, che è Castello Roccabruna, la sede municipale, fino a metà 800 copriva tutto il dosso, tutto, tutto. Dopo la popolazione l'ha deciso di... anche di gente su richiesta del parroco che aveva bisogno di una chiesa più grossa, di abbattere una parte del castello che la stava andando in rovina per edificare questa chiesa. Il nostro patrono è San Martino di Tours, che è un vescovo insomma gallico, non è esattamente francese perché io sarei a guardare bene le robe, sarei stato ungherese nativo, vissuto nel IV secolo. E la chiesa lei dedicata appunto a San Martino. Altri patroni secondari della nostra comunità è Santo Stefano, Sant'Antonio Abate, San Rocco e una volta fino al 500 granca San Cipriano, perché la chiesa di Santo Stefano era dedicata a Santo Stefano e Cipriano. Dopo nel 500 non sapevamo perché, però la dedicazione a San Cipriano l'è scomparsa e è restata solo la chiesa di Santo Stefano. Una volta l'era Santo Stefano e Cipriano. Ne accomodan dentro allora. Sì. Vuole farlo per canto? Allora, se vuoi fare un canto nella tua chiesa. Allora, visto che sei in chiesa, Fiorello, sì. Mi sono veramente contento di portarvi in primo luogo in questo posto qua, perché se è una roba che ha caratterizzato
i nostri antenati che partiva da Furnas, l'era soprattutto la fede, l'era soprattutto di gente la speranza, perché senza quella, una volta che gli arrivati nelle terre brasiliane, dovevi trovare gente che non era sempre pacifica, anzi l'era abbastanza ostile, miseria, fame e un clima che noi conosceva, senza veramente sta forza d'animo che noi al Didiancoi purtroppo molto spesso avevamo perso, si resta veramente impossibile far tu quel che avevi fatto loro. Quindi siamo grati di gente alla provvidenza che a distanza di pure 150 anni noi ne troviamo qua, discendenti di quei che partì negli anni 70 dell'Ottocento e possiamo ricordare i nostri antenati. Ecco, una roba che di cui sono convinto profondamente è che per fare in modo che i sacrifici dei nostri antenati noi sia stati vani, è necessario che le giovani generazioni le conosca la storia. Quindi di gente avevamo fatto anche delle pubblicazioni sul patto di amicizia che fornasse il Gacco Rodeio, dopo vedrò anche una copia del libro, che ne avevamo varie, così chi che volga anche in ricordo. Questa come idea allora della Chiesa, la pala d'altare la rappresenta San Martino, quando che ormai erano gli ultimi istanti di vita, poi di gente sul rosone in fondo che avevamo Cristo Re dell'Universo, Cristo Re Salvatore, i quadri della Via Crucis, un classico, un altare laterale dedicato alla Madonna con Bambino e a Maria Santissima Bambina, come vedete lì dentro, quindi di gente dedicata alla Natività, festa che cade l'8 settembre, la Natività di Maria Santissima, e poi sopra abbiamo alcuni importanti episodi di gente del Vangelo, come ad esempio l'ascensione di Gesù, la Natività. Gavin disegna un affresco che riguarda le virtù teologali, fede, speranza, carità, e Gavin un affresco che riguarda invece le virtù cardinali, giustizia, temperanza, eccetera. Poi, lateralmente, sulla navata, Gavin dei personaggi importanti dell'Antico Testamento, ma anche dei padri della Chiesa, ad esempio Gavin San Gerolamo, che è quel che ha tradotto in latino la Bibbia, poi Gavin Re Davide, Gavin Sant'Ambrogio, Gavin Mosè, Gavin San Gregorio, più altri personaggi. Detto questo, mi fiorello a fare un'introduzione, dopo parleremo ancora, lascio la parola a voi. Ok, pessoal, então, saudando o prefeito Mauro e a grande acolhida que ele está fazendo para a gente, é um momento que nós temos que dar uma homenagem ao nosso maestro, né? Ao Alain Girard, porque a igreja, se ela foi construída nos anos 1850, é sinal que o nono, como se chamava agora? Domênico, né? Domênico. Domênico. Domênico Girardi è partito da qui, in quegli anni. Allora questa chiesa, lui l'ha conosciuto, riconosceva questa chiesa. Okay? Io acho che nada mais importante do que nós convidarmos o Alain a dirigir aqui dentro do coro um canto, pro coral cantar. Vai ser uma grande lembrança que ele vai levar para a mãe dele, né? Para a Zara, né? Nossa maestrina. Né? Eu creio que seja uma coisa muito. Vai valer mais que um presente. Né? Convidamos o cantor. Thank you.
oggi. Ela não pode virar em pé, tem que ser sempre assim. Ah, tem que ser sempre assim? Sempre assim. Lá em pé ela... É, daí, né? É pra YouTube, né? Eu quero pegar lá na frente, eu quero pegar lá na frente que tem umas escritas. Ah? Foi com o Alan aqui. Fala. Uma foto aqui pra mim. Fazer uma foto aqui. Um ali na frente, na placa, tem placa lá, tem estofo, tem quiseta, tem virado. Mais uma foto do Alan, hein? Ed, faz uma foto aí pra mim. O que é, né, aqui? Cada banco tem uma plaquinha. Não sou médico. Estêmico. Desculpe aí, pessoal, o Ernite me pegou. Então ali tem Antonelli, Girardi, Lorenzi, Visita, Toca Bruna, tem Scarpa, tem Stolf, Thomas e Valer, tá?
carrozza lì da casa. Ciao Manna, Enrico, arrivederci. No, ma non è questo che l'ha gradita alla carrozza. Lo sai che prego? Ciò? No, quello prego. Ah, per gioco? Sì, ma perché? Ah, per passare il tempo. Mi dai il ciollito. No, per dire quanti colpi che le dà con il sole. Domino Castello. Castello Rocca Bruna. Século 16, século 17, século 16. Questa è la replica del castello, eh? Bene, allora benvenuti, questa è la sede del Consiglio Comunale di Fornace e Serincastello Rocca Bruna, che è il municipio. Ecco, volevo farvi insomma due parole per spiegarvi un po', se va bene attimo di pazienza, la storia dell'emigrazione dei fornasi verso il Brasile. Perché bisogna sapere che nella seconda metà dell'Ottocento, negli anni 70 dell'Ottocento, cerco di parlare lentamente così anche a quelli che magari parla meno il dialetto riesce a seguire, è partì una serie di persone in tre ondate diverse. Allora, innanzitutto noi siamo in comune Fornace che ha un patto di amicizia con il comune di Rodeio, quindi noi di gente siamo, non siamo gemellati perché il patto di amicizia è un po' sotto il gemellaggio. Il gemellaggio di gente richiede di avere sul territorio delle strutture, una certa grandezza che noi come comune di Fornace non abbiamo, perché Rodeio ha 12.000 abitanti, noi 6.340, quindi siamo 10 volte, pupiccioli. Però credo di poter dire che abbiamo una grande storia, anche se siamo una comunità piccola. Nel 2017, vedete le copie sulla parete di destra, che le due versioni, una in italiano e una in portoghese, firmato nell'agosto del 2017 del patto di amicizia con il comune di Rodeo.
vorrei ricordare alcune figure che hanno un ruolo importante per arrivare. Innanzitutto Lelton Stolf, che era il consultore per la provincia autonoma di Trento all'epoca, che allaccia i rapporti con i comuni brasiliani dopo una organizzazione e soggiorno in Brasile nelle varie località che sono stati, e per Fornace, soprattutto per noi, ha un ruolo fondamentale la filodrammatica Bardoldino, perché gente, Eldino è uno dei l'autore proprio del dramma del Viaggio de Solandata. E lei disente il soggiorno, quel che aveva avuto nel 2017, che ricordava sempre con piacere, specialmente per l'accoglienza che aveva avuto, e anche perché vi dirò che non c'è sta necessità di parlare il portoghese, di imparare il portoghese, perché semplicemente parlava nel dialetto come adesso. Era persone che lo capiva bene, persone che lo capiva de me, persone che non lo capiva. Però ne parlava con gesti, riusciva bene a intendere, perché comunque era una comunione di gente, di emozioni. Quindi anche se la lingua era una barriera in certi casi, riusciva comunque a comunicare quel che voleva dire. Allora, il collegamento tra Fornace e il Brasile, mi parlo di Odeio, però di gente, le persone delle località vicine non è nate solo a Odeio, anche a Nove Cedros, anche a Nova Trento, a Joinville e altre realtà che citeremo. Comunque il collegamento fra Fornace e le terre brasiliane nasce nel 1875. Allora, i dati, se uno cerca di ricostruire i dati tolti da tutti i documenti ufficiali, gli dice quanto segue, che da Fornace è partito tre ondate, tre gruppi. Nel 1875 è partito 71 persone, 71, era una novità assoluta, quindi è stata una richiesta. Nel 1876 53, nel 1877 48, quindi disente le ondate del Fornace verso il Brasile le si concentrano in tre anni, 1875, 76, 77. Può essere che qualcun altro dopo di sua iniziativa sia partì anche dopo, però ormai è il fenomeno dell'emigrazione verso il Brasile negli anni 80-90 dell'Ottocento l'era molto diminuito. Cos'è che le stime ufficiali? Perché mi vado a tre numeri. Allora, le stime ufficiali, a dirvi la verità, non è una, ma ne è tante. Gli storici che ha studiato la storia dell'emigrazione, anche la nostra, gli dice che da Fornace sarebbe partito tra 200 e 250 persone. Altri dice 300. Giustamente uno potrebbe dirmi, beh, ascolta, è facile, basta che te calcoli, te fai la somma dei numeri, 71, 53, 48, te viene fuori il numero esatto. No, non la funziona così. Perché dovevi sapere che alcune persone le partiva per conto suo senza avere l'autorizzazione del comune, perché bisognava all'epoca avere l'autorizzazione, avere dei documenti, e alcune persone se pensa che le sia voltate via, che le sia andate verso il Brasile senza l'autorizzazione le si arrangiate. E non è solo a Fornace che le è successo, ma le è successo anche in de altre realtà. E il dato interessante è che all'epoca, negli anni 70 dell'Ottocento, Fornace aveva 1000 abitanti, tra i 900 e i 1000. Allora, fente la grande, dicente che Fornace aveva 1000 abitanti, 300 in parte, vuol dire che vede praticamente quasi il terzo del paese, nel giro di tre anni, ciao, arrivederci, vuol dire che vede le case voide, vuol dire che vede i campi con gente che non lavora più. Quindi capì che lei sta l'avuto un impatto importantissimo sulla nostra comunità. I cognomi delle famiglie che partiva, Cristofolini, Pisetta, Stolf, Lorenzi, Girardi, Tomelin, Agostini, Waller, Steneck, ad esempio Steneck sarà il mio cognome, che dopo sotto Mussolini l'è sta italianizzato, quindi sapete che una volta il Trentino fino al 1918, in realtà il Desnove, fino alla Prima Guerra Mondiale, era parte dell'impero austro-ungarico. Quindi, se fosse ancora così, così mi aveva il cognome Steneck, no? Che era proprio da tedesco, austriaco. Dopo, negli anni 30 del Novecento, sotto Mussolini, gli è stati tutti, per legge, obbligatoriamente, italianizzati. Da un giorno all'altro. E Steneck l'è diventato Stenico. Quindi questa è un po' la storia. Scarpa, Pasquali, Caresia,
Nardin, Gaspari, Tognoli, Palauro, Prada, Marconi. Alcuni di questi cognomi dicono no, noi sul territorio non danno in punto. Ad esempio gli Agostini, adesso che ne avete uno, però le importazioni non è originario di Fornas, è venuta d'altrove, la famiglia Agostini, con questa immigrazione, l'è scomparsa da Fornas. Quindi il cognome Agostini non è più sta sul territorio di Fornas perché erano nati via tutti. Il Trentino in quel momento della partenza stava vivendo un momento veramente di grande difficoltà materiale, economica, che era carestia, che era fame, che era miseria, che era stato il problema anche a Fornas di alcuni incendi, che era i parassiti delle coltivazioni, che era stato addirittura anche una grande alluvione. E ecco che il Brasile veniva presentato come la terra del Eldorado. Il Dorado è quella terra magnifica che non esiste, che esiste, è tutto oro, che è ricchezza per tutti, che è diamanti, né lì che tranquilli, tutti fare la sua vita. Ecco, l'era tu leggende, fantasie, alcune le erano anche stravaganti. E Dino, per esempio, nel dramma di Solandata, Guest e Chacer Lavare, qui si scrive su tre patate tre volte all'anno in Brasile, e che dopo addirittura si coltiva ovi. Gli ovi delle galline, che no? Che si coltiva ovi. Allora, adesso, signori, siete seri, non credo che tutti i credessero a ste robe, perché non è che era fessi. Però effettivamente, dato il momento di gente di gravità, di miseria, a uno che veniva con te, vara da lì che ti fai la fortuna, che terra per tutti, che troverai tu quel che te vuoi, cioè uno dice, mi parto con tutto il dramma che era tre, perché vuol dire che era famiglia che si spezzava, e a noi addidiamo poi gavin questo. Quindi se mi volevo parlare col Fiorello, mesi fa, mi sono iscritti via WhatsApp, 10 secondi che è la risposta. All'epoca non la funzionava così. Cioè, provavo a mandare una lettera in Brasile e vedendo quando vi arriva la risposta, se la vi arriva, e provare a fare una traversata oceanica e invece con l'aereo come avete fatto voi, con la nave tra i 40 e i 60 di. E non è che sulla nave che era il comfort come sui transatlantici di Ancoi, quindi di gente che aveva. E difatti, da chi nasce anche quella famosa canzone America, America, America? Cosa sarà lo Stamerica? No, perché se ne parlava uno diceva, ma cosa sarà lo Stamerica? Dai che ne la veda, nasceva anche un po' il desiderio. Che era anche gli agenti specializzati di gente, gli speculatori, che su questo aveva una fortuna, che lavorava alle dipendenze di gente che si faceva fare del Brasile e ricercava di fare dei sotterfugi, degli inganni, tornare in dei bar, no? Anche questo la rappresenta bene in del dramma, per cercare di convincere la gente bar a partire, ma le leggi austriache le lo vietava, quindi l'era di gente vietato per legge andare a fare questo tipo di pubblicità ingannevole per costringere la gente a partire. Difatti sti agenti specializzati che toccava andare di spondone e non appena arrivava di gente la gendarmeria gli doveva scampare via, perché sennò gli veniva arrestati. L'era delle leggi molto severe, l'impero aveva delle leggi molto severe. Per partire serviva soldi, Voi avete pagato il biglietto aereo, all'epoca bisognava pagare il biglietto della nave. Non solo, chi è che pensa che le terre che i nostri antenati ricevevano in Brasile le fosse gratis? Che non è vera. Le terre le aveva pagate? Le terre le aveva pagate. Quindi, chi che voleva partire e doveva fare richiesta al comune per avere il permesso di partire e le sovvenzioni, perché ovviamente la maggior parte non aveva i soldi. Bisognava essere in regola di gente con il servizio militare, bisognava avere il passaporto, quindi era di gente un iter burocratico molto molto lungo. E non era neanche di che il comune desse il permesso, non era una roba scontata. Anzi, quando è stata la prima ondata, all'inizio il comune ha detto no, voi non partite, assolutamente, non potete permettere che partia 70 persone nel giro di 3 settimane. Comunque, dopo, come vi dirò, che è stata gente una pressione enorme da parte di gente della popolazione, che la si è presentata all'adunanza comunale quando faceva la riunione, e da lì, noi volevamo partire, dovevamo lasciarne partire. Allora il sindaco dell'epoca, tutti i consiglieri, stai attenti, sapendo che ne a finire, e il clima non che si è abituati, che animai che lo conosce, che la fame, sente i boschi, sei sicuri? E sta bene, sì, sei sicuri, vuole partire.
Allora, presciati da quel che voleva partire, l'adunanza comunale l'ha data il permesso, vabbè, partì. Però questo che aveva un costo, le persone che partiva per avere i soldi per partire e per comprare le terre, le doveva rinunciare, impegnarsi, disse in italiano, impegnare, quindi dare impegno in cambio dei soldi, case, campi, terre e i beni che gli ereditava da generazioni e generazioni. Quindi noi dovremmo immaginarli, sti fornasi, provando a fare un esperimento mentale, 150 anni fa, sti fornasi, che aveva ricevuto dei campi da generazioni e generazioni, lo lavorava i suoi nonni, i suoi bisnonni, i suoi trisnonni, a un certo punto io dovessi rinunciare, chiedere al comune in cambio di aver soldi, e soprattutto se perdeva la cittadinanza austro-ungarica, quindi se perdeva il diritto di cittadinanza, che vuol dire che il ritorno era quasi impossibile, perché ovviamente se non era il diritto di cittadinanza, difficilmente le autorità austriache le avrebbero lasciato entrare queste persone. E cosa succedeva? Che quando i nostri antenati arrivavano in Brasile, a volte veniva bene, altre volte l'Eldorado non era l'Eldorado. Miseria, vita in capanne, e veniva sistemato in capanne, animali, insetti pericolosi, indigeni. Me mi ricordo che quando ero in via in Brasile, nel viaggio che mi faceva, era sti brasiliani che mi contava, guarda che tra quei che arrivava dal Trentino, gli indigeni, era proprio delle lotte al sangue, cioè era anche dei casi in cui veniva copati indigeni, ma veniva copati anche quelli che veniva via. Quindi non è che fosse proprio una roba pacifica, eppure gli è partiti e gli ha fatto quello che gli ha fatto, gli ha costruito città, no? E noi ancora senti che gli ricordiamo. Per concludere, perché sennò di gente parlo massa, vuoi ricordare che i rapporti tra l'Italia, tra Fornace e Brasile, gli è stati dimenticati a lungo, quindi praticamente dopo gli anni 70 dell'Ottocento, che era ancora ricordo, dopo pian piano il ricordo si è indebolito, è passato 50, 60, 70 anni, non se ne parlava neanche più, no, Dino, non se ne parlava più. Se sapeva che era qualcuno che partì, ma sapeva le generazioni, dopo le desmentiva. È finito. Finché nel 75, a Rodeio, quindi parlo del caso di Fornas, venne fondato il Circolo Trentino di Rodeio in onore del centenario dell'emigrazione. Quindi 1875-1975 nacque l'idea di noi dover riscoprire, dover raccontare alle giovani generazioni che è stato fatto. Non potete smentegarlo come una pagina relegata lì, che dopo se uno si ricorda bene e se no chi se ne frega. E allora è iniziato un percorso di riscoperta che per noi l'ha visto anche la partecipazione di personaggi come Renzo Grosselli, che è un giornalista che l'ha fatto diverse pubblicazioni, e che sta cittadini privati, anche a Tidino, insomma, e anche al Dino è stato uno di quei che prima ancora del livello ufficiale, come cittadino privato, l'ha cercato di instaurare dei rapporti, di riscoprire. Nel 1994, che è stata la prima visita ufficiale, politica, istituzionale, di una delegazione di Fornace a Rodeio. 1994, pensa, era passato più di un secolo. Dopodiché i rapporti gli è stati sempre di più allacciati, rinvigoriti, gli è stato il patto di amicizia, gli è stato delle visite reciproche tante, tante, tante volte, tanto che a dire ancora, a Rodeio, con la legge del 2019, il dialetto trentino è una lingua co-ufficiale, quindi assieme al portoghese anche nella pubblica amministrazione. E tra l'altro Rodeio nominata anche a capitale catarinense trentina, quindi gente che viene un buon ricordo. Qua, e dopo lascio la parola, so se vuol dire qualcosa del Dino ad aggiungere, insomma questo, e poi sicuramente anche a voi, vi farò dono, come amministrazione comunale, anzi vi fendo dono, di questo che è il lavoro del giovane ricercatore brasiliano, Gabriel Dalmolin, ma immaginavo te me l'avevi detto anche via cellulare, questo è il libro intitolato Legami transoceanici, è la traduzione che avevo fatto dal portoghese all'italiano sul patto di amicizia tra Rodeio e Fornace. E Dalmolin ha fatto il buon lavoro di ricerca e gli ha detto, insomma, schematizza anche molte delle robe che ne sentiti. E poi, per chi che lo vorrà, è un piccolo opuscolo
brevissimo che ho scritto sulla storia di Fornace, dove si parla un po' della comunità di Fornace, del castello, della chiesa e anche delle famiglie più importanti che ha caratterizzato la nostra comunità. Perché voi se a Castel Roccabruna, i Roccabruna è stata una delle famiglie più importanti, gente come potenza, no? A livello locale. Bene, grazie che mi avete supportato. Adesso lascio. Sono Caresia, alcuni anni che conosco, insomma, che, cominciando come diceva Mauro 30 anni fa, quando cominciavano ad arrivare i primi emigrati che non conoscevano neanche, come diceva Mauro, arriva la domenica Tomelin da Rodeio, arriva sulla piazza e diceva che era da Fornace, ma non ne sapeva quasi nessuno che veniva dal Brasile e che tanti nostri paesani erano Brasile, e parlava anche dialetto, ma insomma c'era Rodeio, che via tanti Fornaci, erano di via 100 anni fa, però sinceramente noi lo conoscevamo pochissimo. Alcuni anni dopo Renzo Grosselli è venuto a fare una serata qui a Fornace, parlandone appunto che via in Brasile, che via famiglie intreghe, comunità intreghe dei Trentini, e da lì poi abbiamo cominciato a conoscerli, mi ha fatto riferimento per i Fornaci, quando arrivava qualche fornaggio di origine e Grosselli mi chiamava, di vale che arriva un Pisetta, vale che arriva un Stolf, allora con le poche carte che aveva, guardava di che famiglia che era, e allora quando arrivava li portava da una famiglia, da un'altra, per farli conoscere. E da lì ha cominciato questo primo contatto, e allora da lì mi sono anche appassionato, ho cominciato a cercare un po' dei documenti e capire perché gli anadi, perché gli ha buttati via, e come diceva il sindaco, era stato un periodo di grande miseria e stati praticamente costretti, per quando non vedo mai arma che terra, non che più niente, tirando da qualche banda di giornale, e come quindi adesso più o meno la ruota che gira è sempre quella, insomma, se si sta bene a sua casa, se sta bene, e se no bisogna cercare qualche altra soluzione. E poi nel corso degli anni aveva avuto tanti contatti con appunto Villa Rodeo, ma anche da Rio Sedo, del Timbò, del Caiò, avendo ospitato tanti sindaci di allora, Maurizio Filippi, che era originario di Sobirali qua di Albiano, che Albiano è gemella con Rio Sedo, poi conosciuto Avi del Laurentino, che qui del Laurentino è gemellato con il paese qua vicino a noi, che era Res, perché i Sobirali dell'Avi, questo sindaco del Laurentino, era qua, per cui che sta in continuo contatto con tanti della via, e aveva informato e aveva cercato di portare quella che era la storia di allora, di portarla anche qua, in modo che da aver, per dopo alla fine della DIS, che siamo sempre di dirlo, capire da dove si arriva, è comunque sempre importante. Ecco, e noi abbiamo fatto questo grande viaggio del 2017 in Brasile con la figura drammatica, e se andati in sei paesi, in 15 via, abbiamo fatto 6 volte questa pesca teatrale che si chiamava appunto Viaggio sono andata, che è la storia dei nostri nonni che arrivava via, che è poi la storia di tutti gli immigrati, che sia da Fornaci, che sia da Samono, che sia da Albiano, da Silesan. Alla fine i motivi per chi partiva erano sempre qui, miseria e fame, e la speranza di arrivare da una terra dove poteva in qualche maniera migliorare la sua condizione di vita, perché qual è la natura dell'uomo, no? Tutti vanno a migliorarsi, insomma, tutti lì, tutti quanti. Ecco, per cui è stata un'esperienza bellissima, in accolti, è stata quindi di vivere emozioni l'una tra l'altra. E ho ritrovato un sacco di amici che era stata qua, che ho ospitato a casa, insomma, che ha fatto 400 km di via la media, per cui è stata una grande soddisfazione. Ecco, ogni tanto arriva e guardando il minimo possibile, insomma, di accoglierle, che è anche giusto, perché dico sempre che comunque noi abbiamo anche un dovere di ricordarle, no? Perché qui che era via, una volta era la sua posta, qui che era sta qui, era la Santa Pedro Terra, era la Santa Pedro Carra, e qui che sta qui fratello o cognà o un fiol, gli ha avuto la possibilità di vivere un pochettino meglio, perché ha fatto un po' di posto,
dicendo che vuol dire che avete toccato in margine alle tre, e gli ha permesso qui che no, e qui che restate, di vivere un po' meglio. Per cui noi altri abbiamo anche l'obbligo di ricordarvi e di ringraziarvi, insomma, per cui quando arriva il minimo che ne fa, lei appunto ospitarvi, cercate di avere un benvenuto più possibile, per cui benvenuti a tutti. Allora, giusto perché il vino la dite, per ricordare un po' i luoghi dove siamo stati nel viaggio, siamo stati a Joinville, a Blumenau, a Nova Trento, a Rio dos Cedros, a Timbò, a Jaraguá do Sul, a Scurra, a Rodeio e Florianópolis. Tutto questo nel giro del 3 decennio, è stata una marcia di gente inarrestabile. Allora, giusto per presentare insomma a tutti gli amici presenti, voglio far presente che nel pubblico c'è anche dei rappresentanti altri del Consiglio Comunale, quindi c'è Claudio Algarotti Gionfon, che è capogruppo dei consiglieri, come dire, dai, se vuole, è il presidente, sì. Se vuole, non, da noi servizio non è questa carica, però per ancora disegno che lei è il presidente. Era il vice sindaco, che era lì sulla porta, Matteo Colombini, che... È il vice sindaco, e dopo che era anche altre persone della filodrammatica, il Tiziano e il Pierino, che però non vedo più, il Remo. Il Remo sono... Okay. Vuole dire due parole o...? No, a parlarsi al sindaco, dai. Questa chi ci arriva a parlare di allora? Voi altri, no? Questa è la dei consigli, esatto. Allora, per noi brasiliani, né, è buono essere qui. Prima perché il sindaco Mauro Stenico sarebbe Stenic. Esatto. Mauro Stenico, questa è una cosa che non sapevo, che Mussolini aveva fatto, sì, il cambio di cognome. E allora, prima perché Mauro Stenico è stato gentile, né? E ha fatto una bella accoglienza, né? E allora per noi è una soddisfazione molto grande, né? Secondo perché incontrare Dino e quella grande filodrammatica San Martino, che è andata a Rio do Oeste nel 2017, è una cosa che oggi ancora si ascolta, le persone parlare di questo teatro che è stato fatto lì alla scuola Mario Nardelli, né? E allora sono due cose che in questo viaggio non si poteva lasciare di fare una visita. Allora ho pensato di visitare almeno Fornace, né, per organizzare, per fare conoscere anche questa città che è importantissima, perché sono andati principalmente a Rodeo, né? A Rodeo, come diciamo noi lì nella nostra terra. Ma anche dobbiamo parlare del nostro amico e maestro Alan Girardi, né? Perché Alan è discendente di una famiglia che è venuta da qui, né? Domenico Girardi è andato, non so se è stato nel 75, 76 o 77. 75. È andato in Brasile. Questo è stato un altro rapporto importante, che non sapevo quante famiglie erano andate, né? E allora, credo che per Alan è importantissimo la sua presenza qui, né, perché è la terra dei suoi antenati, e so che il cuore non è lo stesso di prima, né? Anche Ari, quando arriverà a Civisano, sentirà lo stesso, né? Allora, questo sarebbe la nostra intenzione.
visitare la città, che è la città degli antenati di Allan. E per noi è stato importante perché abbiamo ricevuto, siamo stati accogliti, accolti dal sindaco Mauro Stelle, è stato veramente molto gentile in tutti questi giorni, anche quando ci abbiamo telefonato, né? E allora voglio ringraziare questa accoglienza, voglio ringraziare a Dino e a tutti i componenti della filodrammatica di San Martino, perché avete fatto veramente un bellissimo... Scusa Fiorello, posso, perché sennò sì. Prima ho dimenticato di citare che c'è un'altra Stenic, che sarebbe Bruna, che è un'altra consigliera comunale, sì. Perché ho citato Claudio, Tiziano, vice sindaco, però Bruna Stenic, ecco, sarebbe Stenic anche lei, sì, originariamente. È consigliere. Consigliere, esatto, consigliere. Va bene, saluto. E allora voglio dirvi anche, Dino, è stato veramente un teatro, noi ci chiamiamo teatro, né? Un teatro bellissimo, né? Veramente ha portato la storia dei nostri antenati, né? E le persone parlano molto bene ancora di questo teatro, di questa presentazione che avete fatto. Un buon ricordo. E il tuo personaggio è stato quale? Ah, io facevo film del professor Brown della Tragcommedia, ora la parte piccola. Ah, come fratello. Che fosse il principale. No. Scrittore. Sì. No, come fratello, che fosse anche un personaggio. Come fratelli e attori, qui a comprare. Então, pessoal, falando agora um pouco em português, né? Eu assim gostaria de do Alan também falasse. O Alan está bastante emocionado também, né? Porque é a terra dele, né? A terra dos antepassados, né? Eu sei que ele indo para o Brasil, ele vai falar com a mãe dele, vai falar com a tia Zara, né? O Nelson, o tio Nelson, né? E os outros tios que ele tem, né? Isso vai ser uma recordação muito grande, né? Eu sei que quando eu visitei a cidade dos meus antepassados, todo mundo ficou encantado quando eu levei as fotos, quando eu levei os presentes que eu recebi e assim por diante. Então, uma das coisas que eu pensei é de que nós cantores visitássemos as cidades onde nasceram os nossos avós. Infelizmente, o roteiro não deu para fechar muito bem, né? Nós tivemos dois ou três casos que realmente a gente não vai poder visitar. Inclusive, poderá haver o problema de dificuldade para frente também, né? Porque nem sempre a gente pode cumprir os horários. Ontem nós atrasamos 2 horas, hoje nós vamos atrasar um pouquinho mais também, né? Então, a dificuldade muitas vezes acontece. Hoje, por exemplo, a troca de ônibus, ela também complica um pouco, né? São coisas que vão acontecer durante o trajeto, né? Então, seria isso aí. Graças. Allora, a nome, insomma, della comunità, consegno al Fiorello per tutti voi un piccolo gagliardetto del comune di Fornace con lo stemma del nostro comune, che vede anche in fondo sul gonfalone dietro di voi. È la rappresentazione della Torre Rocca Bruna, che è lo stemma del comune di Fornace, e gli ricordo anche che è il dipinto del nostro patrono, di cui avevi la cena, la cesa, scusami, non la cena, San Martino de Tours, nell'atto, insomma, famoso in cui dona la parte del mantello a un povero, quando ancora Martino non era vescovo, ma era un soldato romano, perché lo nasce prima di convertirsi come soldato, come tribuno romano. Ecco. Quindi a voi consegno questo. Sì. Ah, sì. Per magari al nostro Claudio che fa una foto. Sì, perché così te mi dai anche. Dopo fanno anche una foto insieme, sì, tutti quanti. Insieme.
Che si vede? Si vede. Sì? Grazie. Aspetta, aspetta, qui un'altra foto. Grazie. Posto, grazie. Dire due parole? Sì. Anche perché Dino è da farti vedere una roba. Dino, prima magari vai che è una roba che ti interessa, vieni qua. Sì, sì, vai qua. L'unica cosa che avviene del ricordo dei nostri vecchi, dei bisavi, perché è già passata 4 generazioni, sono 5, probabilmente Girardi, come diciamo il nome? Alan, probabilmente è la quarta o quinta generazione. E l'unica cosa che avevo dei vecchi di allora è la firma che gli ha fatto sul registro ufficiale e quando gli ha ciappato la sovvenzione, e nonno Bortolo ha ciappato 60 fiorini per andare via, per partire, perché come diceva il sindaco, i soldi gli serviva per arrivare al porto, perché dopo il viaggio lo pagava il Brasile, era gratis. Era Caetano Pinto che l'aveva fatto il contratto, sì, con il vostro imperatore Don Pedro II per portarlo in Brasile. E diceva sempre, ma perché ti volevi? Perché Don Pedro II l'ha sposata la Paolina, che era una liturgica, che era la prima cosina del nostro imperatore, del Cieco Beppe. È per quello che insieme agli eroi gli saliva anche che era gente mite, tranquilla, grandi lavoratori, quindi gli rompeva le ostie praticamente, per cui diceva, portava via i tirolesi, chi lavora, e dice, e mi fa tanto rumore. Era anche per quello che, perché alle volte si domanda, ma perché proprio noi altri? Perché Don Pedro II la sposava Paolina, che era appunto la cosina, la prima, come dico in portoghese, del nostro Cieco Beppe. E la firma originale del Girardi Bortolo è questa qui, la firma del tuo nonno. Sì. Bisnonno. No, trisnono. Trisnono. Perché sono tuo nonno. Trisnono. Esatto. Perché se vedete, Girardi Bortolo fu Giacomo, nato nel 1831 con i figli Rosa, nata nel 57, e Giacomo, nato nel 51. Ho detto che era tuo nonno. Che dopo, quando arriva la via, è stata sposata con la Pacifica Pisetta, che era anche un'altra famiglia che era partita stessa di del suo nonno, che la trovano sempre qui del adesso che qua Girardi Pisetta, comunque dopo la cocchina la manda. Beh, guarda che lo stai vuol dire, così dalla nel disto parole. Sì, sì. Ecco, dai. Ecco, da qui comunque la firma del tuo bisavo, perché è originale, per cui rimane un bel documento. Sì, sì, vabbè. Agradezco il prefetto, sindaco Mauro, ao grupo da Filodramática também, aos demais membros aqui da comunidade. É uma emoção para a gente, né, que tem os nossos antepassados, né, chegar no local. Acredito que vocês que vão visitar também vão sentir essa emoção, né, da gente imaginar, né, que os nossos avós, né, bisavós, trisavós estiveram aqui. E naquelas condições, que é interessante saber também o porquê, né, das condições que eles estavam vivendo, e tomar essa decisão, e pelo que eu entendi, sem volta, né, não podia voltar depois, né, perdia a cidadania. Então é uma decisão importante que eles tomaram e que a gente levou nas gerações ali. Então obrigado pela recepção, né, o Fiorello já agradeceu, mas a gente agradece também, emocionante. E grazie a tutti. È molto importante sapere che la casa del nonno, del Giacomo, si aveva ancora quella che era, per cui andare a portarlo della casa del suo nonno Bortolo, che era ancora. Che era l'Enrico, Girardi Enrico e Girardi Bortolo, che erano i primi cosini, e gli è partito insieme, ma la casa l'ha ancora, per cui ha ancora le scale invece, e lo camminio suo nonno quando è partito, per cui. Dito, queste cassette qui piene di moneta? No, purtroppo no, le avresti già usate? No, è una delle poche robe che è rimasta originali del castello, che dopo il castello è stato abbattuto per la campagna. Ve la foto tutto insieme a qual c'è? Sì, guarda che è
Dicevo, ma questa? Ah, certo. Oh, guarda come va di giacolo. Anche se volevo. Chi ti ha sparenzi due armadi? Ah, sì. Ci sono altri curisti nostri che hanno legazione con la famiglia Girardi, che è un Ferrari, esempio, il padre, il figlio che cantano, non sono venuti stavolta, ma la mamma è Girardi. Vedo che era qua di Johann Stolf, che circa 2000 da via, quando sono arrivato, lei aveva imparato la commedia, era 900, quindi che guardava la commedia. E chi era 5 famiglie da Stolfi, tutti partiti da via. Sì, c'è ancora residenza di Stiani, di Stolfi, sì. Fornati? Sì, c'è ancora una famiglia, una. Ma... E la famiglia, la famiglia di Stolfo Antonio, la sì. Carta di Stolfo Antonio lo è ancora. Da lontano di qui? Voglio fare una... Certo, prendo il giro dopo la provvedere. Grazie. Allora quella foto tutto insieme. Foto speciale. Va qua dietro, qua così davanti. Sì. Nino, che bagno qui? I libri opuscoli potete trovare liberamente dopo, è tutti a disposizione vostra. Questo mi mette qua dentro. Però lei è tante. Può darsi anche qui. Sì, ecco, se vuole anche qua. Fare la torta, eh? Sì. Le torta è stata grande, eh? Non cazzo che tu lasci. Non cavi? Qualcuno lì dentro da 75 la seta? Ah, ecco, sì, sì, perché ecco. Potrei stringermi che stai? Oh, il verso è che mi è lata, sì. Il problema è che è squerto, c'è anche denti da mangiare. Ma se vuole se senta lì, penso che è una banca. Vedi, dai, anche vedi anche tutti, vedi tutti. Così me lasciamo che opportunità di sentare a cadere dopo il film, ma si sì. Così vi senti che con le sette aperto? Sì, aperto in mezzo si deve fare del film non è fatta mai che sui video dopo la Giobasga venne una scala con il giardinetto dove che tutti si vede tutti benissimo in spazio più grande. Grazie. E quindi fenuna anche da basso. Quattro le vetture
Chi è che ha pegato materiale? Di che bontà? E ok. Fai come hanno fatto? Adesso ho un avviso. Il mio amico come Alain vai ser levato até a casa dos antepassados dele, então nós vamos aproveitar o tempo que tem que ir na igreja, depois da foto ali embaixo, né? Quem quer ir na igreja bater foto lá, quem quer dar uma olhada, mas nós temos que fazer lá, inclusive os saídos, os dois que vão sair, vai ter que fazer rápido, né? Não podemos demorar muito, porque nós temos um compromisso ali de utilizar. Tá bem? Gente, vamos para a foto ali embaixo primeiro. Primeira foto aqui embaixo, né? Tá, eu vou encerrar a live aqui, fazer a foto. Depois eu volto lá com a